Rebbeggio così. Tutta la sostanza, l'esistenza di un ebreo è Yafutsu. Yafutsu significa disseminare gli insegnamenti più profondi della Torah, la Hasidut, a tutto il mondo, non soltanto ai nostri fratelli ebrei, non soltanto a noi stessi, ai nostri familiari, ai nostri fratelli ebrei, ma anche ai nostri amici e conoscenti che non sono di religione ebraica, che loro conoscano la verità su Dio. Allora dice Rebbe, dice così: prima di tutto ogni ebreo deve essere nel livello di Afutu, sarebbe a dire che la sua esistenza, la sua sostanza è una esistenza che rivela divinità senza alcuna limitazione, al di sopra di tutte le limitazioni. Prima che gli dicono in particolare cosa deve fare, lui deve diffondere le sorgenti della Hasidut fuori. Lui deve sapere che appena si alza la mattina, ancora prima che fa il suo servizio divino particolare, cos'è tutta la tua esistenza? La tua esistenza è disseminare la Hasidut. Come diciamo, Modè ani lefanecha rabba emunatecha, che noi ammetto davanti a te, Dio, grande tua fede, che io sono stato creato perché per servire il mio creatore, non vuol dire che tu sei una cosa per conto tuo, io ci sono, e però mi occupo di disseminare Hasidut. Ma no, il contrario, tutta la tua esistenza cos'è? Disseminare Hasidut. È come il famoso detto, lechatchila ariber, subito andare su, sarebbe dire che subito scavalcare tutta la natura, ricordarsi che la nostra vera missione, la nostra vera esistenza è diffondere la divinità in tutto il mondo. Shalom a tutti, Shabbat shalom, Yehi Adoneinu, Moreinu v'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Lolam Ved.